Il Forum della Cultura compie un anno, è nato il 19 dicembre del 2013 e quindi oggi facciamo un Cultura Day per festeggiare questo nostro anniversario, questa attività che abbiamo svolto. Abbiamo presentato diversi documenti per regolamentare la politica culturale cittadina, il piano regolatore della cultura per un'organizzazione degli spazi, per introdurre dei criteri più aperti e più democratici di regolamentazione anche dei finanziamenti, e vogliamo promuovere una cultura nella città innovativa e realmente europea. Quindi oggi abbiamo con noi diversi artisti, operatori, videomakers che presenteranno i loro prodotti culturali, abbiamo degli artisti che hanno messo gentilmente delle esposizioni, tutto questo con una partecipazione volontaria e diciamo a costo zero, per cui ringrazio tutti i nostri ospiti di oggi che sono Elio Di Pace, Licio Esposito con Munnizza, c'è inoltre Tommaso Capezzone che parlerà delle periferie con questo intervento su Corviale, tutti i membri del forum, e qui con me c'è il presidente onorario che è il professor Vittorio Dini, che ci sta, oltre ad essere presidente onorario, onorando del suo contributo e della sua partecipazione. Cultura Day, qualche anno fa un uomo di governo che governava questo paese, l'ha lasciato così, disse: con la cultura non si mangia. Io credo che noi dobbiamo rispondere, avremmo già dovuto rispondere tempestivamente: senza cultura, se si mangia male, e non è detto affatto che si mangi. La cultura infatti è non soltanto produttiva, ma è anche quando apparentemente è inutile, cioè non si vede, non capo a profitti, a realizzazioni concrete che determinano un profitto, la cultura serve per essere migliori, per vivere meglio. E per cultura vuol dire non solo una serie di prodotti tipo libri, opere d'arte, eccetera, ma vuol dire anche essere colti, cioè essere capaci di capire le cose, e quindi anche nel campo della scienza, della tecnica, non si riesce a fare delle cose, a produrre delle scienza, tecnica, eccetera, se non si ha una cultura, cioè se non si è formati. Cultura viene da un verbo latino, colere, che vuol dire appunto coltivare, così come si coltivano le piante, si coltivano i prodotti con cui noi ci alimentiamo, così anche gli uomini devono essere coltivati. E coltivati non vuol dire solo avere una serie di informazioni, di nozioni, ma vuol dire appunto avere spirito critico. La cultura è questo, e soprattutto i giovani devono essere spinti, e del resto loro ce lo chiedono ampiamente, a essere appunto coltivati, cioè avere spirito critico, conoscere il mondo, conoscere le cose e avere la capacità di trasformarle. Di Salerno, perché quest'anno la biblioteca ha riaperto dopo 5 anni, perché con la nuova preside che abbiamo avuto, la professoressa Carmela Sant'Arcangelo, si è deciso di riaprire la biblioteca. È stato nominato un responsabile che è il professore Marco Falivene, e io collaboro, diciamo, con lui alla gestione della biblioteca. È una biblioteca che ha quasi 14.000 volumi, ma non sono solo libri, abbiamo anche documenti, abbiamo riviste, documenti, registri che risalgono anche al 1864-65, registri della prima metà del Novecento. Sono registri che riportano le medie conseguite dagli alunni durante l'anno scolastico. E poi abbiamo volumi di notevole interesse e riviste che partono dalla fine dell'Ottocento fino a tempi più recenti, insomma, riviste sia di storia che di filosofia,
di scienze, di letteratura. E attualmente la biblioteca è aperta alla consultazione e al prestito, però solo per gli alunni. Però in futuro diciamo che si sta pensando di interessare anche il resto della città, cioè se possibile, vedremo un po' in futuro se si può aprire la biblioteca anche al prestito e alla consultazione dei cittadini, ma questo ancora, perché ancora dobbiamo risolvere qualche problema magari di agibilità, la struttura è un po' vecchia perché risale al 1932. E quindi c'è qualcosa da mettere a posto, che stiamo vedendo, e comunque speriamo al più presto di rendere più agibile, diciamo, la biblioteca.